Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo, mi pare che sia il terzo o quarto appuntamento su questa rassegna dei fratelli nel cinema. E questa sera parliamo dei fratelli Bazzoni. Abbiamo come ospiti illustri Vittorio Storaro, Franco Nero e Francesco Barilli, che sono i tre testimoni, diciamo, di questa storia di famiglia, in qualche modo, di questi due grandi professionisti del cinema, che hanno avuto un percorso abbastanza che si intreccia in certi momenti e poi si separa, e che comunque poi hanno mantenuto, a un certo punto hanno lasciato la professione del cinema, creando proprio una sorta di cesura. Non hanno più voluto parlare di questo loro lavoro. Non so, c'è una storia abbastanza curiosa, un po' misteriosa intorno a questi due personaggi, che vorrei che appunto ci dicesse qualcosa. Magari cominciamo da Storare che lui insomma Vittorio Storaro, che in qualche modo ha cominciato la sua attività. Tu hai cominciato praticamente a fare cinema, mi sembra, le tue prime esperienze cinematografiche sono cominciate con Camillo Bazzoni. Ecco. ero molto giovane e inizio il centro sperimentale a 18 anni, ne finisco a 20 anni. E appena esco dal centro, mi trovo con quella specie di incubo che mi avevano messo, non solo a me, ma a tutti i ragazzi dell'epoca quando si studiava fotografia o cinematografia, che era entrare nel cinema era una cosa molto complessa e che avremmo avuto molte delusioni, avremmo avuto molti impedimenti che quasi sicuramente non ce l'avremmo fatta. Questo era un pochino l'input che mi avevano dato a me e a tutto, diciamo, il gruppo della classe. Io, per una casualità di mio padre, che era un proiezionista, parlando con un produttore e chiedendogli la cortesia di farmi entrare come auditore, praticamente, comincia a fare un primo incontro nel cinema, e subito dopo cominciano a chiedermi di continuare la professione. E quindi rimango anche sorpreso, che mi sembra che tutto accada, bastato un piccolo incontro, che le cose hanno funzionato subito. E in quell'epoca c'era un sistema nella nostra professione di chi faceva la consegna dei materiali tecnici, cioè delle macchine da presa. E c'erano nei vari stabilimenti, la Titanus, eccetera, diciamo, dei caporeparti che davano queste indicazioni a delle persone di accompagnare la macchina da presa, pur non essendo ancora nel gruppo effettivo, diciamo, della lavorazione. Però, tramite questo piccolo lavoro di mettere a posto, pulire, Cominciamo male? spostare le varie case, proprio un fatto fisico era quell'epoca. Un giorno mi chiama Aldo Scavarda per fare delle piccole riprese di un documentario, e mi dice: "Guarda, c'è un giovane che comincia anche con me adesso a farlo portare di macchina, ti mandano a prendere, tu passi a riprendere lui e poi mi raggiungete." Questa è la prima volta che ho visto Camillo. Abitavo in un vicino a una traversa di Via Gallia. E devo dire, senza verità, era molto aperto Camillo all'epoca, era molto simpatico, molto più aperto di quanto poi nel tempo lo è stato. Si è un po' sempre chiuso, questo è vero quello che diceva prima Franco. E abbiamo fatto subito una grande amicizia, abbiamo cominciato a fare questi piccoli, era un mediometraggio, mi ricordo, una piccola cosa. Però subito dopo venne proposto a Scavarda di fare un film in Jugoslavia, che era Legge di Guerra, diretto da Bruno Paolinelli, quello che poi si spostò a fare produzione, cui lo rincontrai poi in seguito mentre produceva l'Orlando Furioso. Camillo era l'operatore di macchina di Scavarda e io ero l'assistente di Camillo. Lì piano piano abbiamo legato al punto tale che
Era indubbio che io ero la mente tecnologica. Io ho fatto praticamente 9 anni di studi, tra 5 di fotografia e 9 di cinematografia, tra i 2 anni del CIAC e i 2 anni del centro sperimentale. E all'epoca, ma purtroppo ancora oggi, un po' tutti gli istituti cinematografici ci educano in un modo quasi esclusivamente tecnologico. All'epoca non capivo la differenza di questa cosa, l'ho capito molto più tardi. Ma Camille è quello che mi ha cominciato a far capire che c'era un qualcosa di diverso che io non sapevo. Certamente in tutte le esperienze che facevamo, sia su questo film e poi sulle altre esperienze, io devo dire ho continuato questa carriera rapidissima. Ho subito, a 21 anni, sono diventato operatore di macchina con Marco Scarpelli, che avevo appena conosciuto, più o meno con lo stesso sistema. Quindi eravamo due operatori alla macchina che però ci scambiavamo tante informazioni, tante conoscenze. E era in dubbio, io spiegavo le cose dal punto di vista tecnologico, lui me le spiegava dal punto di vista emotivo. Camillo era una persona molto più colta di me, molto più sensibile di me su tante cose, e quindi in qualche modo ci compensavamo in questa cosa qua, finché per tutta una serie di ragioni io mi sono fermato di lavorare, perché Marco Scarpelli non lavorava più e io per certe ragioni ho rifiutato dei piccoli lavori che non mi piacevano. Ho capito che certe cose dovevo colmare la mia ignoranza. Mi sono fermato in casa per circa 2 anni a studiare, praticamente a seguire i consigli di Camillo. Ho capito che io avevo avuto la fortuna di entrare in una chiesa con la mia fidanzatina dell'epoca, che è mia moglie ancora oggi, Antonia, e vidi un quadro e lo shock fu che nessuno mi aveva mai parlato di quel, non solo di quel dipinto, ma di quel pittore, che era Michelangelo Merisi da Caravaggio. E mi sembrava così legato alla storia della filosofia visiva e dell'intuizione visiva. Lui aveva quell'intuizione, con quel raggio che taglia quella tela a metà, aveva sconvolto tutta la pittura, diciamo, fino a quell'epoca, e aveva sconvolto anche me. Avevo capito che non conoscevo la pittura, non conoscevo la letteratura, non conoscevo la musica, niente. E tutte le cosettine che Camillo pian piano mi diceva avevano un senso, e avevano un senso perché io dovevo colmare questo vuoto, dovevo compensare me stesso. I titoli me li diceva Camillo: leggi Pavese, leggi Faulkner, leggi questo, perché non senti questo pezzo di Mozart, perché non ti fai quello. Io piano piano, pezzettino per pezzino, cominciavo un pochino a formarmi un'identità anche su queste cose qua. Fin quando un giorno Camillo mi disse: beh, adesso basta, smetti di stare in casa, non è possibile che tu non hai aspetti che il cinema ti richiami a quel livello che tu hai lasciato quasi 2 anni fa, il cinema forse è cambiato, eccetera, abbi l'umiltà di ricominciare tutto da capo. A quell'epoca ricominciare da capo nel lavoro professionale voleva dire una dichiarazione di fallimento. Venivi trattato nel mio campo veramente come un reietto, praticamente. E Camillo però mi ha dato la forza di Vittorio: smettila, perché non è il caso. C'è un giovane regista che vuol fare un film, mi sembra un ragazzo molto intelligente, un film vicino a casa mia, a Salso Maggiore, a Parma. C'è sempre Scavarda che tu conosci, quindi sei praticamente in famiglia, vedrai che ci divertiamo, possiamo riprendere le cose come facevamo prima. Mi ha spinto praticamente a togliermi questo vestito di, non dico di arroganza, ma di paura che avevo di quell'epoca, di quel tipo di... In realtà quel timore che mi avevano messo addosso nelle scuole, se non l'avevo sentito nei primi anni, praticamente io ho fatto soltanto 1 o 2 film come assistente e subito sono diventato operatore di macchina, ne ho fatti subito 3, e dico: ma cosa mi hanno raccontato a scuola? Quando invece l'ingresso nel cinema l'ho visto immediatamente diretto, adesso lo stavo pagando, cioè ho capito che c'era comunque una tassa da pagare. La tassa si chiamava conoscenza, per quello che riguardava me. E sono partito con tutto quello che mi hanno fatto un po' pagare in quel diciamo ristretto gruppo di personaggi che erano intorno alla parte tecnologica di uno stabilimento,
col fatto che mi rivedevano adesso, prima mi guardavano con un certo tipo di visione, io ragazzino che già davo degli ordini, già stavo spiegando come si facevano sul piano tecnologico le prove vere agli obiettivi eccetera, con una certa sapienza, e adesso mi vedevano di nuovo tornare a fare quello che avevo fatto 4 anni prima. E l'ho fatto e ho capito che ci voleva non soltanto umiltà ma anche coraggio nel farlo, e devo grazie a Camillo che mi ha spinto a farlo. Sono partito per Parma e ho conosciuto quel giovane regista che si chiamava Bernardo Bertolucci, e indubbiamente, fermo rimanendo che mi dicevo quasi ogni giorno mentre guardavo questo giovane, era più giovane di me addirittura, c'era cioè un anno di meno, lui aveva 22 anni, io ne avevo 23, e vedevo questo giovane che col suo mirino aveva una tale concentrazione, tale volontà, tale determinazione nello scrivere con la macchina da presa, che era un qualcosa che non conoscevo. Tutti i registi che avevo conosciuto fino all'epoca non avevano questo tipo di visione. Io per mio conto mi interessava la composizione dell'immagine quando facevo la foto di macchina, ma quello che era proprio la narrazione, la scrittura, il ritmo non lo conoscevo. E ho visto questo giovanissimo, bellissimo, alto ragazzo che andava con questo mirino e determinava la cosa. Le prime volte che lo stesso Scavarda tentava di dirgli delle cose a suo modo di vedere, che erano delle cose sicuramente sensate, ma sul piano tra virgolette professionale di quello che poteva essere la scenografia dell'epoca, Bernardo diceva: ti ringrazio Aldo, però credo che io debbo fare per mio conto come credo io, e dopo 2 giorni non ha più chiesto Aldo quello che poteva essere una diversa inquadratura, un diverso ritmo della macchina da presa. Non solo conosco Bertolucci, ma conosco Francesco Barilli, che era chiamato protagonista, che adesso vi spiegherà lui la storia di questa parte qui. Ma mentre facciamo il film, un giorno appare un bellissimo giovane, che la scena era una scena molto triste, e lui poi sembrava un giovane sole che la illuminava, era la scena di un funerale, appare Francesco Nero, Francesco Sparanero, scusate, questo è il suo vero nome. E mi ricordo che veniva lì a incontrare Camillo per potersi incontrare, parlare, vedere la possibilità di cominciare insieme. Da questo primo incontro, lascio allora adesso un po' la parola, certamente è nato un legame tra questo gruppetto di giovani, che poi subito dopo a Roma è diventato un piccolo gruppo che ha cominciato a discutere, a parlare, a mettere in gioco le cose, a portare avanti un certo tipo di visione, credo diversa da quella che era il cinema dei giovani di quell'epoca. Certamente la spinta di Bertolucci era stata fondamentale un po' per tutti noi. Per me il mio insegnante era Camillo Bazzoni, questo è in dubbio. Francesco. Allora sentiamo la testimonianza di Francesco Barilli, che è stato chiamato in causa da Vittorio. Beh, diciamo che insomma i ricordi sono tanti, adesso mi fa piacere, poi ci rivediamo qui un po' ingrigiti però pimpanti. Io non facevo l'attore, amavo molto il cinema, volevo fare il cinema, ma in realtà ero un pittore. Bernardo, incontro Bernardo, che eravamo amici da ragazzi, andavamo a vedere i film insieme, Giuseppe Bertolucci aveva i pantaloni corti, e scopro che viene a Parma a fare un film, e io mi presento a Bernardo, dico: Bernardo, senti, ma ti posso dare una mano a fare il film? Come si dice sempre, faccio qualsiasi cosa, cerco i posti, no? E cominciamo. E intanto vedevamo dei pacchi di fotografie di ragazzi, di attori, ragazzi dell'università, e mi diceva: secondo te questo? Insomma, però non usciva sto personaggio. A un certo punto, come succede nel cinema, spariscono tutti. Dopo mesi, primi di settembre, torna una sera Bernardo, mi suona il campanello a Parma, mia madre aveva fatto una farona con le castagne, si presenta, si siede, mangia con noi e mi butta un libro di Pasolini, di poesie di Pasolini, sul tavolo. Dice: mi leggi quella poesia lì? Sono anni che sto a Roma, ma allora parlavo proprio parmigiano, proprio
con una cadenza veramente incredibile. Leggo sta poesia e la mattina dopo mi ritrovo a Roma a fare un provino a Cinecittà in uno teatro buio, illuminato solo io e Adriana Asti su un letto. Baciala, tirati sul gomito, appoggiati, buttati giù. Io non ho mai fatto l'attore. Ah no, avevo fatto una piccola parte nella Parmigiana, ma per caso. Poi andiamo a mangiare e mi dice: tu farei il film. E vabbè. Beh, era la follia, perché io non avevo mai fatto niente, io ero un pittore. E cominciamo a fare questo film. E conosco Camillo e Vittorio. E diventiamo amici subito. Camillo, il fatto che io facevo il pittore, mi ha subito usato, abbiamo cominciato a parlare di pittura. Insomma, finiamo il film, Bernardo alla fine del film mi dice: adesso tu sei pronto a fare il film. Però il film era finito, perché mi diceva che ero di legno. Finisce il film e tutte le conseguenze del film. Parliamo di Camillo. Camillo dopo un po' mi chiama e mi dice: senti, vengo a Salso Maggiore a fare un documentario che era Il ritratto del padre, oppure prima L'urlo, adesso non mi ricordo, L'urlo. L'urlo, e fai l'attore, non ti do una lira. Io cioè, mi divertivo molto a fare questo. Io ero il produttore. Ah, lui era il produttore. Facevo la con i soldi della zia di della mia fidanzata. Ah, ecco. No, perché era l'unico che aveva la macchina. Aveva una 600. Era l'unico. E noi eravamo in 5, tutti in 5 su questa macchina. No, dico, stavo dicendo, eravamo in 5, tutti e 5 su questa macchina, e riuscivamo a metterci anche la macchina da presa, un po' di cose tecniche. C'era un viaggio da Roma a Salso Maggiore, non so, 15 ore, roba del genere, allora, no? Vabbè, e dopo è toccato con la mia macchina. Non lo so, io una 500 familiare. Io mi ricordo la 600 di Vittorio, che era un colore verde chiaro. Col carrello dentro, insomma, tutto e facciamo questo corto. Poi torna e rifacciamo un altro documentario che era Il ritratto del padre. Devo dire che io, insomma, stavo attento. Camillo mi ha insegnato un sacco di cose, a lui altre, e a me invece mi ha insegnato cos'era la fotografia e mi ha subito usato. Facevo anche lo scenografo. Poi io sono sparito, ho fatto altri lavori, ho fatto il mio lavoro, cioè il pittore. Un giorno mi telefona e mi dice: vieni a Roma, io faccio un film western, fammi d'aiuto. Posso dire delle cose di questa parte dei cortometraggi? Ah sì, perché tu li conosci, e poi c'è anche Francesco. No, la cosa molto bella che capitò è che tornati a Roma dopo la prima della rivoluzione, Francesco arrivò a Roma per cominciare un pochino il rapporto con la capitale del cinema, e con Camillo si cominciò a pensare a, lui amava molto Cesare Pavese e voleva fare un documentario su Cesare Pavese. Non, in realtà i soldi non c'erano, non mi ricordo, li pagò le piccole cose che facevamo, il piccolo po' di pellicola eccetera, un produttore con cui aveva fatto lui un film come operatore di macchina. Partimmo in due da soli a fare questa piccola cosa, ideammo una concertazione tra realtà fatta con la macchina da presa, la fantasia legata alle storie dei libri con la macchina fotografica. Quello fu il primo lavoro che noi facemmo. Da quello abbiamo cominciato a mettere su una specie di gruppo, perché con Francesco Barilli veniva da una parte, Francesco veniva dall'altra, c'era Franco Transunto, ci vedevamo in realtà al laboratorio di Franco Transunto, che era un laboratorio di macchine di fotografia, sì, bravo, di fotografia. Ci vediamo noi 4-5 parlando di tutte queste cose. Allora, se Camillo gli veniva un'idea, scriveva, poi ci diceva quello che voleva fare, eccetera, e pian piano venne anche un po' Luigi, non a seguirci dentro quello studio, ma anche lui voleva fare dei cortometraggi, perché aspettava di cominciare a fare. Lui era l'aiutoregista, il fratello più grande di Camillo era Luigi. Lui era già stato l'aiutoregista di Claudio Gora, aiutoregista di Mauro Bolognini. Desiderava ovviamente esordire la regia, però intanto la cosa molto bella del cortometraggio cos'era? Era la possibilità di esercitarsi, cioè di esprimersi
ma con quel tipo di responsabilità limitata a quello che era un cortometraggio che durava 10 minuti rispetto a quello che poteva essere un film. Cioè, quanto io, perlomeno per quello che riguarda me, avevo appreso nelle varie scuole e quanto pian piano avevo cercato di colmare con i suggerimenti di Camillo, in tutte, ascoltando musica, guardando pittura, leggendo scritto. Il cortometraggio ci permetteva di cominciare ad essere professionisti, ma eravamo un gruppo di ragazzi di 20, 22, 23 anni, non di più. Da lì siamo partiti con fare dei lavori. Una volta era la regia di Luigi, una volta la regia di Camillo, e mi ricordo li produceva la Documento Film o Patara, cose di questo tipo. Però noi ci mettevamo un tale amore, ma una tale passione, e arrivavamo a Salso Maggiore, implicavamo tutti gli amici di Camillo e poi sentite tutti gli amici nostri, c'era l'ufficio di produzione a casa di Lella Marzaroli, e abbiamo visto che in realtà quel produttore si trovava un documentario o un cortometraggio, non era mai cose che documentavano, erano delle storie particolarmente di una certa direzione. Piano piano è diventato un pochino quello che era l'essenza praticamente di Camillo, praticamente, che era la fantascienza, la fantasociologia, mentre Luigino aveva tutte storie un po' legate alla condizione umana, al rapporto psicologico con le persone, eccetera eccetera, fatti con questi produttori, finché abbiamo detto: ma perché non ce li produciamo da soli? Perché noi in realtà mettiamo il 50% del valore del documentario dentro a quella, al cortometraggio, che se ne avvantaggia la produzione, basta. E allora io andai dalla mia fidanzatina dell'epoca e dissi: sai, vorremmo fare questo, eccetera. Lei parlò con la zia, mi dette i primi soldi per fare questo documentario, facemmo L'Urlo, che veniva dopo aver fatto tanti cortometraggi. Ma la cosa fondamentale era questa, che era un gruppo di ragazzi che si mettevano dentro, era nel sotto, mi pare il laboratorio era nel pian terreno di un palazzo di Transunto, e sognavamo il cinema. Ma cominciavamo a farlo con un grande entusiasmo, un grande amore per poter fare quei piccoli cortometraggi che facevamo. Poi ci hanno dato una chiave di lettura del cinema che poi abbiamo fatto dopo. A parte questo primo che ha fatto Barilli, che era L'Urlo, subito con per la regia di uno di Camillo, mi pare uno di Luigi, poi ne ha fatti Franco Nero, a cui passo la parola, così mi respiro. No, cioè questo due microfoni. No, la mia storia, diciamo, è un pochino diciamo che è uguale a quello che hanno detto Francesco e Vittorio, ma la mia prima conoscenza è stata con Luigi Bazzoni. Ma io, sai, fin da piccolo a Parma volevo sempre, organizzavo spettacoli per studenti, però i parmigiani mi prendevano in giro, dicevano in dialetto: ma come vuoi fare? Ma dove vuoi andare? Insomma, mi dicevano sempre: tanto rimarrà sempre qua, un sognatore. Io gli dicevo: vedrete voi un giorno, vedrete, sai, le solite cose che si dicono da ragazzo. E così poi andai all'università a Milano, mi iscrissi alla Cattolica, e feci un po' di università, però poi accettai di andare a militare perché non economia e commercio, perché ero diplomato ragioniere. Allora ho fatto economia e commercio poi feci il militare, iniziai il militare a 21 anni, non avevo neanche 21 anni, mi ricordo, lì a Napoli. Poi, insomma, una storia lunghissima. Riuscii a prendere, a avere diciamo dei mesi di convalescenza perché mi inventai malattie e roba del genere. Ma questa è una storia lunga perché c'è da fare un film su questa storia. E così riuscii a venire a Roma. Però ogni tre mesi dovevo ritornare a fare il controllo per ritornare a militare, e in quei tre mesi, diciamo, conobbi Luigi Bazzoni. Per il vero, mio padre conosceva il padre di un altro regista che si chiamava Schivazzappa. Allora, Piero Schivazzappa. Schivazzappa è stato lui, poi una sera assieme mi fece conoscere Luigi Bazzoni. E devo a Luigi, per esempio, la conoscenza del villaggio Don Bosco di Tivoli. Io lavoro lì da 50 anni praticamente. Lui mi portò un giorno
e io mi innamorai di quest'opera e dissi a questo pretino, io l'ho sempre chiamato il piccolo grande uomo, Donnello del Raso, io adesso sono squattrinato, non sono nessuno, ma ti starò sempre vicino, e ho mantenuto la promessa e dopo 50 anni ancora lavoro in questo villaggio di orfani, di ragazzi, insomma. Cosa ti ricordi del delitto? Di un delitto. Aspetta, adesso arrivo. E niente, poi ci fu questa amicizia, poi conobbi Camillo, Vittorio, insomma, io feci parte di quel piccolo gruppo, eravamo Luigi Bazzoni, Camillo Bazzoni, Vittorio Storaro, Gianfranco Transunto e me, ecco perché stavamo in cinque in macchina e andavamo a Sasso Maggiore a fare questi documentari. E adesso lui parla del delitto. Il delitto era un documentario bellissimo perché la storia di un, mi ricordo, di un meccanico, di un lavoratore che in bicicletta ogni giorno doveva andare da casa a lavorare e ogni giorno si fermava davanti a un casolare e sopra davanti, insomma, da una finestra di questo casolare c'era sempre la faccia di un vecchio e lui lo guardava e se ne andava. Lo guardava e se ne andava finché un giorno il vecchio non c'era più, perché praticamente come se lui l'avesse ucciso, aspettava la sua morte, prima o dopo doveva morire, perché durante la guerra lui fu testimone, uccise il padre, non so, robe del genere, uccise il padre. Erano storie piccole, corte, ma devo dire molto forti. E niente, devo dire che ci fu questa bella amicizia. Difatti, per esempio, nel cinema l'unica persona che mi chiama ancora Francesco è Vittorio, perché il mio nome è Francesco, non è Franco. Poi fu accorciato il cinema, no? Va a accorciare i nomi. E niente, abbiamo avuto un bellissimo rapporto sia con Camillo, con lui. Difatti, quando io andai in America a fare un musical, che era un Colossal Camelot, questa commedia musicale, rimasi lì 12 mesi e poi lì avevo un contratto con la Warner per fare altri 4-5 film. Mi chiama Luigi, mi fa: Franco, adesso che c'hai un buon nome, vieni che dopo, finalmente possiamo fare un film assieme. Ed era la Carmen di Prosper Mérimée, che poi in Italia, dato che era il periodo dei western, l'avevano contrabbandato per un western, gli avevano messo il titolo L'uomo, l'orgoglio e la vendetta. E io sono dovuto tornare. Difatti avevo questo contratto con la Warner, dissi a Jack Warner: I'm homesick, cioè mi manca l'Italia, non riesco a stare qui, per favore fammi. Ma sei un pazzo, diventerai la più grande star americana come Valentino, Brazzi, sai, tutti quegli attori. No, io devo tornare. Insomma, praticamente strappai il contratto e tornai per l'amicizia, sì, tornai e andammo a fare questo film tutti noi, tutto il gruppo, perché Luigi era regista, Camillo era direttore della fotografia, Vittorio era l'operatore in macchina e Transunto faceva i fuochi ed io ero l'attore principale. È stata un'esperienza bellissima. Mi ricordo che poi ci veniva a trovare ogni tanto la mia moglie Vanessa Redgrave, che aveva sempre paura di disturbare. E allora la facevamo sempre nascondere: no, fermati là, non vieni fuori perché sei nell'inquadratura. Io mi ricordo questa spilungona che mettevamo lì. Insomma, abbiamo avuto negli anni c'è sempre stato questo rapporto, non lo so, è difficile spiegare, un rapporto bello. Con Vittorio poi non ne parliamo. Il Vittorio, io quando ho avuto bisogno, io ho fatto dei video, no, per il mio villaggio, e lui si è sempre stato disponibile. Insomma, abbiamo un bellissimo rapporto. Poi difatti mi hanno detto che stasera vedrete un film dove siamo tutti dentro con Luigi e Vittorio, però questa volta è direttore della fotografia. Devo dire che il rapporto è stato così bello, lo devo dire io per Vittorio, perché qualche anno fa
Vittorio, nel periodo, nel momento proprio culmine della sua carriera, che aveva offerte americane, lui rifiutò tutto per stare con Luigi a fare un lungo documentario su Roma, I Mago Urbus. E lui insomma, fece una scelta che io difatti rimasi anch'io un po' sconvolto, anzi dovevano farlo in diversi registi, ma lui disse lo faccio solo con Storaro, con Bazzone, per dirti il rapporto che c'era sempre con tutti questi. Un po' la tua esperienza. No, questo è, sì, è una verità storica. Per arrivare a quest'ultima grande fase con la storia di Luigi, Carmen fu per noi un film di grande passione, cioè veramente, a parte la difficoltà, era piena estate, Spagna, Almeria, 50 gradi, c'era una cosa incredibile, però devo dire che tra di noi eravamo molto molto legati, molto vicini. Sicuramente era, a parte la storia in sé che era passionale, c'era Tina Aumont che era una Carmen straordinaria, la presenza di Francesco, Klaus Kinski che faceva il marito delle, c'era tutto il gruppo che era molto bello, ma c'era proprio una grande passione nel fare il film. La cosa che in quel periodo accadeva un pochino fra tutti noi, io adesso raccontando la mia storia, era che io e Camillo eravamo un po' inseparabili. La domenica si andava in giro, mi dedicavo all'epoca con la mia fidanzata, perché magari non uscivo con lei, andavo in giro con Camilla a fare delle fotografie, facevamo i film insieme, i documentari insieme, si studiava, si faceva insieme le cose eccetera, fino a quando gli ho dovuto far conoscere mia sorella, almeno uscivamo in quattro, infatti si è poi sposata, c'hanno due figli, ma nel gruppo eravamo molto 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 legati. Tendo a dire questa cosa qua perché sempre di più quello che era quello scambio che tra me e lui c'era, tra tecnologia e una visione diversa delle cose che mi erano di fronte, che io ancora non avevo ben capito, ma stavo pian piano cercando di colmare quel vuoto. Sempre più nel fare i cortometraggi vedevo a volte che lui diceva nell'inquadrare un campo, oppure nel stabilire un certo tipo di luminosità, in pratica faceva un qualcosa che era totalmente opposta a quello che la normalità avrebbe richiamato. E io lì per lì un po' mi arrabbiavo con lui, dico ma guarda che ti sbagli, guarda che è tutta sottoesposta, facciamo una cosa di nuova storia, guarda bene dentro la macchina, e scoprivo una visione diversa che non era legata alla tecnica di quanto ci voleva di luce, di contrasti eccetera, ma c'era una visione indubbiamente distinta. Cioè lui veramente mi ha aperto un po' gli occhi in questo legame era talmente forte che veramente facevamo tutto quanto insieme, i cortometraggi, gli studi, le cose. Abbiamo fatto una casa di produzione dopo l'Urlo e producevamo cortometraggi insieme eccetera eccetera, finché un giorno, e devo dire spesso tendo a dimenticare Luigi, mi dispiace in questo, perché mentre spesso sempre anche lavoravamo con Luigi, se Luigi faceva la regia c'era Camillo in macchina, io gli facevo l'assistente, o se Camillo faceva la cinematografia io facevo il suo operatore di macchina e così via. Luigi mi ha indubbiamente insegnato un certo tipo di come posso dire, di sensibilità, di gusto nel guardare le cose e bene a selezionarle. Questo parlo proprio nei cortometraggi che ho fatto con lui, e poi pian piano quando ho cominciato a lavorare anche io in scenografia direttamente con lui da solo, anche senza Camillo, e quando abbiamo cominciato a fare i primi film insieme, ci siamo dimenticati poi di, abbiamo fatto la giornata per l'Ariete, io, te e Luigi, se ti ricordi bene. Sì, questa sì. Però un giorno, a un certo punto, e questo volevo ripassare la parola a Francesco, perché era la cosa che stava dicendo prima, un giorno mi chiama e mi dice sai Vittorio, io tra una settimana comincio un film di regia. Come sarebbe a dire? Sì, sai, poi anche perché, scusami, sai, tu non puoi venire perché insomma mi hanno già fatto dei nomi, delle cose eccetera. Dico ma scusa Camillo, io finisco qua poi mi libero, beh, non ti lascio solo. Dice no no, non ti preoccupare, ce la faccio anche da solo. E mi trovai improvvisamente che prese questa decisione di fare una cosa completamente diversa, non perché la regia, ma la regia la faceva nei cortometraggi, ma lasciava un tema, il suo tema era la fantasociologia.
avevamo già fatto l'Urlo, facemmo la caduta di Varema, facemmo come si chiama l'altro, facciamo una trilogia di questi cortometraggi, tutto sulla fantasociologia. All'epoca, negli anni 60, leggere Ray Bradbury, Arthur Clarke, Isaac Asimov era un qualcosa di diverso dalla letteratura tra virgolette normale. Si parlava e si capiva, forse si ragionava anche in un modo diverso, almeno da giovani ci sembrava questo, che eravamo un po' diversi. E tu in tutto questo ragionamento improvvisamente sento che lui è come se avesse tradito tutto quello che si era fatto fino a quell'epoca. Non solo cambiava e non proseguiva la sua strada, perché intanto stava facendo lui film in cinematografia, quella che ancora Francesco chiama direzione della fotografia, cinematografia. Io facevo l'operatore di macchina con altri registi, ma man mano si stava, diciamo, evolvendo la sua figura nel campo nazionale, in quel campo, e sempre di più era chiaro che era una stella nuova lui nel campo della cinematografia, quando improvvisamente mi chiama e mi dice questa cosa: sai, ho deciso di fare questa cosa, voglio provare se sono capace. E io dico: ma guarda, sto finendo questa cosa con Scarpelli, come faccio adesso? Ma no, non ti preoccupare Vittorio, tanto mi hanno già detto che ci hanno delle persone loro e parto da solo. E sono rimasto scioccato io di questa sua decisione, non riuscivo a capirla. E non so se l'ha capita. Ma il, scusa Vittorio, era il figlio che voleva presentare lui prima. Era il fratello in tutto questo, siccome noi abbiamo approfondito, forse Francesco ce lo può accennare, nel momento in cui c'è stato questo, tu sei rimasto così, e Luigi come ha reagito a questa? Non lo sai. No, non lo sai. Neanche io. Lui forse lo sa, perché lui appunto, forse Francesco. Lui che ha fatto l'aiuto regista. Ecco, appunto. Quindi io ho fatto l'aiuto dei primi due film di Camillo, Vivo per la tua morte con Steve Reeves, che è stato proiettato oggi pomeriggio, e Comando Suicida. Era Manolo Bolognini che l'aveva compiuto, e Franco Rossellini. Hanno rubato tutto, hanno rubato perfino la carne secca arrivata dall'America. Io mi ricordo proprio un disastro. Comunque io mi sono divertito molto. Ma la cosa più interessante, parlando di Luigi, perché Camillo comunque lì voleva fare il regista e purtroppo si era infilato e si era messo in mano della gentaglia. E io che ero poco esperto, ma si faceva presto a capire. Quando mi ha chiamato Camillo a Parma, mi ha detto: guarda, faccio un film western, vieni a Roma, mi fai d'aiuto. Io sono partito in quarta, era domenica, sono arrivato a Roma alla Forno Roma, che era ancora in Piazza del Popolo, no? Era lì dietro, e mi dice: vieni alla Forno Roma, sono in studio con Luigi, con la Carmen, stavano missando non so perché di domenica la Carmen. Io vado su, vedo la luce rossa, mi dicono non entrare, poi si accende la luce verde, entro e mi siedo timidamente, e c'era Luigi, quello del missaggio, ci sei anche tu, non mi ricordo, no, e Camillo e il produttore Luigi della Rovere, Luigi Rovere. E vedo una scena del film, i rulli, no, che vanno avanti e indietro con un vento, dove volano questi cespugli tipici dei film western, e Luigi comincia a dire: scusa al tecnico, metti il vento un po' più forte. E quello mette, c'erano ancora le cassettine, tira sul vento, e devo dire che aveva ragione Luigi, perché c'è questa roba che volava, e allora comincia a dire: molto il vento, metteva anche sempre. Vabbè, aveva ragione. E allora comincia delicatamente a dire: Luigi, è troppo il vento, troppo forte. Ma no, guarda che bello così, abbassalo, ti prego, abbassalo, guarda, abbassa. Quello abbassa il vento. E Luigi si incazza e dice: no, scusa, vola tutto, cioè ci vuole un vento più forte, ci vuole un vento col pathos. Luigi, dammi retta. Parte una lite, si sono corsi dietro con una seggiola in mano, con Rovere, urlando: io ti ammazzo. Io ero appena arrivato da Parma, abituato al film di Bertolucci, dove tutto era molto chic, e lì ho capito cos'era il cinema. Dopo questi urli terrificanti siamo andati tutti a cena, finito, tutto colpo di un vento alto basso.
lì ho conosciuto Luigi Bazzoni, che poi ho frequentato e mi ha insegnato un sacco di cose, perché era molto simpatico, era più pimpante di Camillo. Camillo era un po' preoccupato. Ma Luigi aveva una grande cultura, era un grande sceneggiatore. Lui ha sceneggiato fin come Metello, tanto per dire, no? Lui era. Difatti Mauro Bolognini ha funzionato bene finché c'era Luigi come aiuto, perché lui era veramente molto. Aveva una sensibilità incredibile. A me dispiace solo un film che non siamo riusciti a fare proprio con Vittorio e Luigi, che era Un delitto. Un delitto di tratto da Dostoevskij, ti ricordi? Era. Sì, sì, però ero, sai, a volte. Ma Il delitto, mi ero molto affezionato a questo, a questa sceneggiatura. Lui fece questa sceneggiatura assieme a Suso Cecchi d'Amico. Ma scusa, ricordo. Ma La donna del lago è un film bellissimo. Me lo so, dico. Ma un come... signor film. Con un'atmosfera, io l'ho rivisto poco tempo fa con Peter Baldwin, con e la figlia della Virna Lisi, della Bergman. Virnalisi c'era, eh? Virnalisi, sì, ma c'era anche la figlia della Bergman. Comunque un film veramente stupendo, La donna del lago. E la donna del lago era il primo film di Luigi, o il secondo forse? Il primo. Primo. In cui la fotografia era di Camillo? No, la fotografia era di Gherardi. No. Gherardi, e Camillo era operatore alla macchina. Ah, era operatore alla macchina. Io ricordo che lui mi chiamò, Luigi, perché voleva fare dei provini fotografici ai vari attori. E in pratica io sono andato con lui a fare da Virnalisi e tutti quanti, facevo le fotografie con in bianco e nero, il film era comunque in bianco e nero, e ho fatto solo quelle, poi non ho fatto il film. Però tutta la parte, diciamo, di documentazione fotografica di cose l'ho fatta io con lui. Poi Camillo, dopo questo, che fa regia di questo film, fa Commando Suicida. E finalmente mi dice: no, Vittorio, ho bisogno che ci sei anche tu, e vieni tu. C'era una coproduzione spagnola e c'era un autore della scenografia che era una persona deliziosa, che era Francisco Sanchez, spagnolo. Però io feci l'operatore di macchina di nuovo. E devo dire, con Camillo abbiamo ripreso la vena dei cortometraggi. Mi ricordo questa macchina da presa veramente volava sul set, facevamo delle cose incredibili, di grande difficoltà e di grande tecnica anche, ma anche più piano espressivo, essendo un film comunque di guerra, quindi aveva bisogno anche di un certo dinamismo, fino a che un giorno io ricordo che facciamo delle cose molto complesse con questa macchina, che io mi ricordo riuscivo a tenere a mano con questo zoom, facendo delle cose molto complesse di movimenti eccetera, finiamo, andiamo in pausa, e che lui dice: Vittorio, perché sei triste? Dico: non so che è successo, ma abbiamo fatto delle cose credo belle, molto complesse, e per la prima volta non ho avuto nessuna emozione. Lui mi guarda e dice: Vittorio, è arrivato il tuo turno, devi passare a gestire quello che è non più la macchina da presa, ma la luce. Quello è stato il mio ultimo film di operatore della macchina. Non ho più fatto film, ho aspettato che trovassi un padre spirituale. E poi un grande amico che era Nello Vanin, abitava vicino a me, mi disse: senti Vittorio, c'è io lavoro con Franco Rossi, avevano fatto l'Odissea, avevano fatto vari film con lui, dice, sta cercando un giovane, all'epoca lo chiamavano direttore della fotografia, per fare un film su dei giovani, da un libro di prediche, si chiama Giovinezza, Giovinezza. E io gli ho parlato di te, vuoi venire a conoscerlo? Io ero di una tale timidezza che dissi: guarda Nello, io non ce la faccio, ti prego, prendi questo calice e allontanalo da me. No, ma Vittorio, sono sicuro che tu sei la persona giusta. Con Camillo avevamo fatto poco tempo prima un mediometraggio in cui è entrato un altro personaggio con noi in quel gruppo nostro, che era Pierpaolo Capponi, che era un giovane attore e sempre prodotto da noi. La produzione era proprio mia, di Camillo, e in quel caso entrò anche Scavarda, si chiama SBS infatti, che era Scavarda Bazzoni Storaro, perché ci finanziamo da soli con i soldini che prendevamo facendo la nostra professione, l'operatore alla macchina eccetera, finanziavamo i nostri mediometraggi.
E devo dire che quel mediometraggio, io vinsi l'Asta d'Argento per i cortometraggi, era il secondo, il primo lo vinsi con l'Urlo, fu visto in varie parti. E allora dico, senti, Nello, fai una cosa, fagli vedere questa cosa qua. Se tu vedi e senti che lui ha un atteggiamento positivo, allora venga a incontrarlo. E devo dire, grazie a quest'opera che ho fatto con Camillo, che era... come si chiamava? Rapporto segreto, Rossi ha amato quel lavoro, mi ha voluto incontrare e lì ho cominciato diciamo, il mio percorso in cinematografia. Vittorio, ti volevo chiedere una cosa che non c'entra con... ho visto che tu nell'epoca dei cortometraggi hai fatto un cortometraggio con la regia di Gianmaria Volonté. Io sono, la settimana scorsa ero a Bari dove c'è stata una rassegna molto completa praticamente su Gianmaria Volonté. C'era anche questo? E no, questo non c'era. No, perché era. Io ce l'ho. E, no, e tra l'altro c'era un episodio della Certosa di Parma di Bolognini con la fotografia di Camillo Bazzoni, sì, e che devo dire che io ho visto e mi ha colpito perché era un prodotto televisivo ma di livello assolutamente cinematografico, insomma, anche per la, dove c'era la scenografia di Mario Chiari, insomma era. E, ma ti volevo chiedere questo cortometraggio di Gianmaria Volonté perché mi ha incuriosito. Scavalca questo rapporto tra di noi, Camillo, e avanti, siamo avanti nel tempo, io ho già fatto vari film, Giordano Bruno proprio con Gianmaria, La Diva delle Crudele con Mario Ceroli, e Mario Ceroli fa una personale a Firenze sui 15 anni della sua opera, su tutte le sue sculture, e mi invita a vederla e invita anche Gianmaria. Andiamo a Firenze, ricordo, guardiamo questa cosa, e io ricordo che io avevo fatto poco prima Un sogno lungo giorno di Francis Coppola, a parte l'Apocalypse Now, l'Oscar e compagnia, e veniva un pochino da tanti miei colleghi, non accusato, ma dice, beh, è chiaro, con tutti i mezzi che ha a disposizione ogni volta che fa un lavoro, il signor Storaro certo che fa quel tipo di cose. Questa era un pochino la frase che mi seguiva, perché da Apocalypse Now, ma io ho già fatto non solo 900, ho fatto anche L'ultimo tango, ho fatto Conformista, che era un film molto semplice, medio, normale, ho fatto tante cose, anche Giovinezza Giovinezza era veramente con pochissime cose, ma ormai si guardava a me solo da un certo punto di vista. E allora Gianmaria guarda e dice, senti, io trovo assurdo che abbiamo tutto questo materiale davanti, cioè, perché non facciamo una cosa? A che dice, ma io non c'ho nulla. Dico, aspetta un attimo, io voglio fare una scommessa. Chiamo il direttore io voglio fare questa cosa con quello che ha a disposizione qualcuno che fa il cinegiornale. E in genere c'hanno una piccola telecamera e un flash e basta. Ho chiamato la direzione della RAI di Firenze e ho detto così, siamo io, Mario Ceroli e Gianmaria Volonté, vorremmo fare questa cosa, ci dà solo questa attrezzatura e noi gli diamo il lavoro finito, le lo manda in onda quando vuole, a costo zero, nel senso che gli costa quello che mi manda il tecnico per guardare questa cosa. E abbiamo fatto la visita, c'era soltanto, io seguivo Gianmaria, che sulle sculture, a volte si vedono le sculture, lui appariva, le toccava, la guardava, si muoveva, e a questa visita che fa questo viaggiatore senza dire una parola tra le sculture di Mario Ceroli, girato con una telecamera da cinegiornale ed un flash che aveva un signore, e basta. E mi sembra che è una bellissima opera che va vista, insomma. Ringrazio, mi farebbe piacere vederla perché grazie alla scuola dei cortometraggi. Infatti mi è venuto in mente proprio perché noi nei cortometraggi facevamo questo. Giravamo con un flash. Io ricordo quando, anche stesso con Coppola, quando abbiamo fatto un certo tipo di cose, eccetera, improvvisamente dicevo, non so, se il generatore non funziona, come facciamo? Andiamo a casa, dico, no, aspetta Francis, chiamatemi un riflesso qui, prendiamo, ci spostiamo a spostare un po' più là, guarda Francis, mi sembra che questa cosa funziona. E lui rimane a bocca aperta, perché per lui la normalità era, se non c'era
tutto l'apparato normale che gli americani hanno, si fermavano. Noi non ci fermavamo mai, andavamo avanti con le piccole cose, questo sempre. Ma genialità italiana. C'è qualche domanda dal pubblico, perché il tempo ormai è scaduto. Abbiamo visto oggi ho rivisto Le Orme e devo dire che è un film che io l'avevo visto nel 75 quando era uscito. Sì, strano, eh? Eh? Molto strano, strano, ma è questo il discorso che tu dicevi appunto di questa. Strano perché lì c'è un discorso sulla fantascienza, tu parlavi della fantasociologia. Però in quel caso la fantascienza è un pochino un viaggio, è una patologia. In quell'epoca, per tutta una serie di ragioni, mi trovo a fare film su delle crisi femminili e di tutto quello che era un viaggio all'interno del mondo femminile. Identikit con la Elizabeth Taylor, con Giuseppe Padrone Griffi, Le Orme con Florinda Borca e Luigi Bazzoni, poi Vanessa Rigrevi, abbiamo fatto Agatha. Cioè, curiosamente, è stato un certo numero di anni in cui quasi le storie avevano quel tipo di côté diverso. Però, visto che abbiamo riparato di Luigi, dopo la parte dei cortometraggi, dopo che fa la Donna del Lago, come si chiama? L'Uomo, l'Orgoglio e la Vendetta, che era veramente Carmen, ottiene un buonissimo successo e un grande produttore, che è Grimaldi, che aveva la PEA, lo mette sotto contratto perché gli piace molto il film che ha fatto e vuole fargli fare dei film. Se no, che io ricordo che ogni volta ci parlavamo, dico: Luigi, allora ma cosa vai? Sto scrivendo, sto guardando, sto facendo, eccetera. E poi un giorno mi dice: senti, Savigna, faccio più, perché questi continuano a propormi film western che io non voglio fare, non li voglio fare nel modo più assoluto, perché dico, sai, hanno visto quel film che era la Carmen in realtà, veramente dallo scritto di Prosper Mérimée. Non c'è mai stata una Carmen così, diciamo, fedele alla storia, però è stata, anche loro viaggiavano, il matador, i cavalli e compagnia. Praticamente Luigi ha cominciato a rifiutare film a Grimaldi per 7 anni, non ha più lavorato, e gli aveva dice: sai qual è la cosa che mi piacerebbe fare, Vittorio? E mi regalò un libro di un certo Bar Hogarth, che è un disegnatore che disegnava Tarzan negli anni 40, e dice: guarda la bellezza di questa cosa. Era stata a Parigi, non mi ricordo per quale ragione, c'era una mostra di questi disegni, mi ha portato a regalo questo libro e dice: gli ho proposto di fare Tarzan, ma guardate come un pazzo. E non ha preso. No, sì, forse Grimaldi. Che poi Grimaldi l'ho conosciuto dopo con Tango, eccetera. No, Tango già lo conoscevo, era un uomo molto intelligente, eccetera. Ma la cosa strana è che non l'hanno capito quando poi, quando ho finito Vocalist Now, mi presenta Robert Town Coppola, che voleva fare tutta la storia di Tarzan. Io portai, come un altro pazzo, Francis Coppola mi parla di questo film. E io dico: no, grazie. Come no, grazie? E dico: sì, che c'entro io con film di guerra in Vietnam? Non faccio le cose con Bertolucci, con Luigi Bazzoni, con Ronconi, eccetera, su Giordano Bruno, sulla psicologia, sull'inconscio, sulle penombre. Ma io che c'entro? Dice: no, guarda, Vittorio, questo è un film sulla il senso di civilizzazione. Leggi Cuore di Tenebra e poi mi darà la tua risposta. E aveva ragione lui. Nel leggere quella cosa, capisco che c'è un concetto universale, che è questa sovrapposizione di culture o di società che creano chiaramente un conflitto, e quindi io potevo portare questo principio delle sorgenti di luce diverse o colori diverse come simbolo di questa lotta. E mi viene in mente come deve essere la giungla, e mi viene in mente il libro che mi ha regalato Luigi, perché tutti i disegni di Tarzan, praticamente quelli domenicali, venivano colorati a mano, e i colori erano tutti colori primari. E io, come un pazzo, vado a San Francisco a incontrare Coppola col libro di Hogarth, e gli dico: guarda, Francis, nel mio piccolo inglese dell'epoca, quella giungla secondo me deve essere una giungla surreale.
lui dice finalmente qualcuno che mi capisce, perché ogni volta tutti mi dicono di fare lo film come fosse, perché Apocalypse Now nacque per essere fatto in 16 mm da George Lucas. George Lucas era partito per fare un film in 16 mm con lo scrittore, come si chiama, e avevano cominciato a scrivere questa storia, quindi volevano fare una cosa da ragazzi con la 16 mm, John Milius, bravo. E poi quando Francis, che loro erano compagni di scuola insieme con Spielberg, Lucas, eccetera, e dice: ma scusate, se volete fare una barca, un PBR che va upriver, sul fiume, leggete Cuore di Tenebra, perché ci avete proprio uno stimolo maggiore. Milius legge il libro, Lucas legge il libro, rimane un po' interdetto. Milius invece va avanti e scrive una sceneggiatura. E Lucas dice: Francis, non è più il mio film, io non ce la faccio, non è più grande di me. E lo prende, Francis Coppola, e parte questa avventura. Dopo che lui esce con 3 Oscar in una mano, non so come ha fatto, dal Padrino numero 2, dice: adesso lo posso fare. Ma dice: tutti quanti sono abituati, quando fanno i film di guerra, eccetera, che li fanno a macchina a mano, li fanno. No, per me questo è un grande spettacolo. Perché gli americani dovunque vanno fanno un grande spettacolo, per cui per me non deve essere una cosa documentaristica, ci vogliono delle invenzioni, e la tua invenzione è geniale, ci vuole questa cosa qui, iperreale, addirittura superreale. Grazie a Luigi Bazzone, quella cosa che mi ha portato, io ho fatto Apocalypse Now. Questa è storia, per chiudere su Luigi. Quella cosa che ha detto Franco Nero, ti devo chiamare ufficialmente Franco Nero qua, sai. Se no non sanno chi sei. Dopo questi 7 anni, io sono in giuria al Festival di Venezia con Carlo Lizzani, e Carlo Lizzani mi fa un giorno a pranzo, dice: senti Vittorio, ma non c'è un tuo allievo che ti piace, eccetera, perché sai, io sono in contatto con un produttore di documentari che vuol fare una serie di documentari su Roma, però con tanti registi, magari puoi mettere un tuo, io ci ho messo mio figlio a farne uno, e, se c'hai un assistente, qualcuno, dico beh, adesso non lo so, vediamo, cioè, ma chi sono? Allora mi fa fare quell'incontro con questo produttore che era Giacomo Pezzali, che mi dà una brochure bellissima di questo lavoro sull'antica Roma, e mi dice: il mio progetto sono 15 monografie e i miei registi sono Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini, come si chiama, Zeffirelli, e mi nomina 15 registi. E dice: e Lizzani mi fa da coordinatore, è quello che dovrebbe mettere insieme le cose, tutti gli stanno, perché chiaramente se a Fellini gli dice che c'è stato Antonioni, c'è deve stare pure cose, cioè, tutti hanno detto di sì, ma nessuno iniziava a farli, perché i documentari all'epoca o cortometraggi erano un po' visti come cose che si fanno all'inizio della carriera, quando non ti danno nessuno da fare un film, o quando sei sufficientemente anziano che non ti danno più da un altro, allora fai i cortometraggi. E a quel momento si sentivano tutti attivi. Io esco dall'Academy col mio 3° Oscar dell'Ultimo Imperatore, e dico a questo signore, dico, lui molto affascinato da questa cosa dell'Oscar, assolutamente storaro di fare questa cosa, dico: sì, io lo faccio, però lo faccio con un solo regista, che è Luigi Bazzone. Io non lo conosco, e lo conosco io. Glielo presento e dico: ce ne lasci fare uno, vediamo quello che loro hanno fatto con Lizzani e suo figlio, che avevano cominciato un po' la serie, e noi diciamo, con tutto il rispetto che noi abbiamo per Carlo Lizzani eccetera, ma ci sembra che ci sia una tradizione nel fare documentaristica che in questi progetti è più che elevata, che ci va benissimo eccetera, però noi vorremmo fare un'altra cosa. Se noi ci lascia liberi di fare una cosa che dove non ci sono personaggi, dove non si fanno interviste, dove non c'è il bambino che fa la pipì contro il muro, il vecchietto che va, noi ci serve una cosa nel mistero, allora vorremmo farla. E dice: ma come fai, mi cambiate tutta la serie? Beh, decida lei, noi la faremo così, se no arrivederci, buongiorno. Ci ha richiamato il giorno dopo, ho cominciato a fare il primo episodio e gli è cominciato ad andare bene. Il secondo episodio è andato bene, dico, ne facciamo un altro, sempre con Bazzoni. Ha chiamato Ennio Morricone a fare le musiche, e alla fine ti dico: facciamo l'opera omnia solo con Luigi Bazzoni, altrimenti io non lo faccio.
arrivederci, buongiorno, sono partito per l'America a fare Dick Tracy, telefonate e compagnia. Abbiamo fatto 5 anni solo esclusivamente di documentari sull'antica Roma, un'opera fantastica, una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, ancora ringrazio, e con Luigi, che senza Luigi non avrebbe mai potuto avere quel tipo di cose, perché io mi ricordo il gusto di Luigi nel inquadrare una statua e mi diceva: vedi Vittorio, qualsiasi scultore ha un suo punto di vista, e allora prova a guardarlo da qua o da qua o da qua. Ecco, questo è il modo in cui dovremmo inquadrarlo noi. E certamente in genere le scolpivano Michelangelo e compagnia, praticamente il Rinascimento, con un certo tipo di luce, e loro devono vivere con un certo tipo di luce. Io in quei 5 anni ho imparato tanto come non so spiegarvi. Quando io guardo un attore, che per me è una scultura vivente che si muove, lo guardo sotto quegli insegnamenti veramente di Luigi. In questo caso mi ha insegnato a guardare un volto o guardare un corpo che si muove e come tagliarlo nell'inquadratura. Queste sono, se Camillo mi ha fatto tutta un'educazione iniziale di con le cose che dovevo leggere, ascoltare, prepararmi eccetera, cioè mi ha aperto un mondo. Probabilmente io avevo una mia sensibilità che aveva una sua, diciamo, possibilità di essere, diciamo, nutrita, ma lui è stato quello che ha messo il seme sicuramente. Luigi mi ha dato la classicità, credo, a me, su tutte le cose che ho fatto nella mia vita, sicuro. Grazie a tutte e due loro. Grazie a Vittorio, a Francesco Barilli, a Franco Nero, e con un ci hai dato un'immagine veramente, veramente viva e bella di questi due fratelli, che sono stati due grandi cineasti, entrambi, diciamo. Adesso una giornata nera per l'Ariete.